Avevamo avuto un barlume di speranze effettivamente quando ci era stato presentato un socio privato che doveva entrare, perché poi ci sono stati tanti cambiamenti negli anni, ma è stata la parte che c'era stata presentata, quella di ArcelorMittal, che vedevamo sta multinazionale, non essendo comunque abituati noi a lavorare con una multinazionale, perché avevamo comunque un'idea completamente diversa di quello che fosse il lavoro, perché noi avevamo comunque un datore di lavoro che era Riva. Quindi ci rapportavamo con lui e siamo arrivati al punto che comunque no, fondamentalmente e comunque da ogni punto di vista non ci rapportavamo più con nessuno, perché doveva essere tipo, diciamo tra virgolette, un'autogestione quella dello stabilimento. Mi ricordo quel periodo che sono arrivati in Italia, che avevano messo dei tecnici loro, noi avevamo un tornero cinese, un tecnico spagnolo. E il problema è successo subito dopo, quando hanno tolto lo scudo penale nello stabilimento di Taranto. Mi ricordo, che il tecnico spagnolo è venuto a salutarci tutti, dall'oggi al domani è sparito, non l'abbiamo più visto, ha detto voi Mittal non la vedrete più. Effettivamente poi sono successi un po' di problemi, perché comunque sì che c'era stato il passaggio. Eravamo convinti che quella parte di reddito, quindi premi e quant'altro, ci venissero ridati in breve tempo, poi non è stato più dato assolutamente niente.